meglio, che è stato introdotto da Marcello Cappucci, che ringrazio, come ringrazio anche la vicepresidente per le belle parole, per la fiducia. Parla dell'evoluzione dell'osservatorio URSS, che è un intervento che ho curato assieme alla mia collega Anna Baldiserri. Ma per motivi di brevità lo presenterò, mi prenderò i meriti solo io. Parto dicendo che in realtà da molto tempo ormai l'osservatorio, così come era concepito tradizionalmente, è trasmigrato sul web. Qua vedete solo molto velocemente alcune pagine che danno accesso comunque a tutta una serie di materiali che corrispondono a quello che era l'osservatorio di scenario che esisteva in precedenza, ma dove troverete anche i materiali che fanno riferimento alla riunione, al seminario di oggi. Quindi vi manderemo un link dove potrete tranquillamente consultare anche le relazioni odierne. Questa relazione di apertura cerca di presentare molto velocemente alcuni obiettivi, strumenti e metodologie per analizzare il disagio abitativo. E abbiamo anche il caso di un comune per far vedere meglio come i dati possono essere declinati a diversi livelli di territorialità, concludendo con alcuni ragionamenti sull'edilizia residenziale pubblica che poi saranno ripresi in dettaglio dai colleghi. Quindi, finalità generale che ci siamo dati è quella di riorganizzare comunque tutta la documentazione di riferimento e di renderla più fruibile anche in termini di valutazione delle politiche. Quindi di Orsa abbiamo già detto, sostanzialmente si tratta di sviluppare l'uso e l'analisi delle informazioni in collaborazione con i comuni, con le ACER e con altri soggetti in grado di conferire informazioni. Nel caso dell'anagrafe ERP e non ERP, che come è notorio è un oggetto specifico della legge 24, si tratta di revisionare i flussi di dettaglio definendo anche una piattaforma comune che sia utile a facilitarne l'aggiornamento. L'obiettivo è di arrivare a un sistema di rilevazione dei fabbisogni abitativi dove possiamo progettare modalità di raccolta per disporre di dati aggregati a diversi livelli territoriali e che ci possano portare a porre in relazione con le politiche, in modo da fare una verifica più rapida di quelle che sono le azioni che l'amministrazione pone in essere in collaborazione con tutto il sistema degli enti locali e non solo. Come vedete, l'idea è quindi quella di creare anche una dorsale di recepimento delle richieste riguardanti la fornitura di servizi e i relativi contributi riferiti alla sfera dell'abitare, per arrivare finalmente a un vero e proprio sistema informativo che oggi ovviamente non esiste perché è molto complesso da concepire e da porre in essere. Ma insomma, incamminarsi su questo obiettivo è il vero mandato che in un qualche modo il servizio si è dato e quale come ARC speriamo di poter collaborare. Non ci torno sopra, invece sull'analisi comunale dei dati che abbiamo posto a creare, questo è un sistema finalizzato non solo a inquadrare i contesti, ma anche proprio a supportare le decisioni anche delle singole amministrazioni se riterranno utile ovviamente analizzare questi dati e anche arricchirli. Perché per l'analisi 2019-2020, li abbiamo raccolti nel 2019, in questo devo ringraziare molto le persone che poi parleranno, il dottor Chiaro, il ingegner Bortolotti, dottoressa Baldiserri e non solo, anche i colleghi della regione. Abbiamo fatto un lavoro piuttosto consistente sui dati che vanno dal periodo 2013-2018. Lo sapete che i dati statistici non sono sempre così tempestivi come si spererebbe, però diciamo ci danno uno sguardo abbastanza consolidato sulla situazione comunque pre-Covid e su quello che dovremo affrontare purtroppo da quest'anno e probabilmente per un periodo anche abbastanza prolungato a venire. Il vantaggio è che ovviamente si possono aggregare i dati a diversi livelli territoriali di carattere sovracomunale.
che è un elemento di innovazione perché si può lavorare su aggregati particolari come i comuni ad alta tensione o i comuni a non alta tensione, sui distretti sanitari, sulle province, ma abbastanza liberamente. La metodologia, questa è sostanzialmente la slide forse più importante di tutta questa relazione. Soprattutto i colleghi che citavo prima hanno lavorato su una cinquantina di indicatori. Li hanno analizzati approfonditamente, hanno visto anche i livelli di correlazione che presentavano e alla fine hanno individuato 22 indicatori che noi consideriamo rilevanti sul fronte della tensione abitativa, qualsiasi cosa significhi questa parola. E questi 22 indicatori sono raccolti in quattro gruppi. Diciamo quelli che riguardano la condizione abitativa sotto il profilo demografico, quelli che riguardano la condizione abitativa sotto il profilo economico, in particolare dei redditi familiari, il tema dell'offerta abitativa, quindi di che abitazione, di che sistema di residenzialità è offerta sul territorio regionale e comunale, e il funzionamento del mercato immobiliare abitativo. Questi indicatori hanno sostanzialmente, secondo noi, corrispondono, hanno la capacità di fornirci informazioni sulle cause primarie della tensione, ma anche di toccare aspetti di priorità territoriale e di specificità territoriale. Non abbiamo lavorato, pur avendo a disposizione i dati assoluti, sui dati assoluti, creando degli indici apodittici senza una vera e propria spiegazione, ma abbiamo ragionato molto sul rango, cioè sul come si distribuiscono rispetto a questi indicatori i 328 comuni, in modo da poter dire che la situazione è maggiore, intermedia o minore in termini di tensione nell'ordine di questi comuni e in particolare poter poi assegnare al primo il valore di 328 e all'ultimo il valore di 1. Con l'idea poi di confrontare queste situazioni e utilizzarle anche per interpretare altri fenomeni, in particolare l'edilizia residenziale. Io non entro nel merito adesso di tutti i 22 indicatori, vi consegniamo il materiale e potrete vederli, ne tocco uno giusto per capire. Naturalmente, la densità e la variazione della popolazione sono importanti sul punto di vista di carattere demografico, di condizione abitativa. Sui redditi non abbiamo solo ragionato sui redditi, ma anche sui fenomeni di concentrazione. In particolare l'indice Gini, per chi sa un po' di statistica, è un indice che ci dice se c'è una distribuzione più paritetica o più differenziata, all'interno di un aggregato. Naturalmente la variazione del patrimonio residenziale è uno degli elementi abitative e quindi sull'offerta, ma come vedete ci sono anche altri aspetti come il numero di unità immobiliari destinazione abitativa mediamente a disposizione e c'è un'analisi abbastanza approfondita sul tema del mercato immobiliare. Qua vengono anche indicati degli indici già esistenti come l'IMI, valori come NTN, si tratta delle nuove transazioni normalizzate di compravendita o di un rapporto fra queste e lo stock, ma tutto viene raccontato, fra l'altro anche i rapporti piuttosto dettagliati che l'amministrazione regionale ha a disposizione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo ordinato in base a quelle variabili tutte le amministrazioni municipali. Le abbiamo a questo punto ripartite in quattro grandi gruppi di 82 comuni cada una e abbiamo assegnato dei pesi, dei punteggi. Per cui chi stava nella zona alta con tensione, un punteggio di 4, un punteggio di 3 per il secondo gruppo, di 1 per il terzo, di 0 per il quarto. La scelta di non usare il 2 è stata per divaricare maggiormente le situazioni, diciamo mediamente superiori alla media e alla mediana da quelli inferiori, e questo tipo di azione ci ha consentito poi di produrre quattro classifiche più una collettiva. So che è un po' complicato raccontato così, però vedrete che alla prova dei fatti, quando si analizzano i risultati, le cose si capiscono abbastanza bene. Il problema sarà manutenere e arricchire una base dati così complessa. Per dire, questo è un esempio abbastanza sintetico del che cosa succede.
Succede che ripartendo in questo modo i quattro gruppi, come vedete, ogni colonna ha un totale di 82, abbiamo messo i comuni che rappresentavano una maggior tensione abitativa globale, quindi questo è il rango che tiene conto di tutti e 22 indicatori. E vediamo che ad esempio nel gruppo dei 82, nel gruppo, scusate, dei comuni ATA, che è la prima colonna, che sono quelli che sono definiti ad alta tensione abitativa con riferimento alle politiche oggi poste in essere e con decisioni di carattere nazionale, si vede che di questi 39 comuni dichiarati ad alta tensione, una gran parte anche risultano a maggior tensione abitativa anche secondo i nostri parametri, ma per altri 9 non è così. Mentre invece è interessante notare che in base ai nostri parametri, oltre ai 32 comuni che fanno coincidere l'ATA con la maggior tensione abitativa calcolata con l'indice ORSA, ci sono altri 52 comuni che sono non ATA, che comunque presentano situazioni di difficoltà, di tensione. Quindi, come dire, l'articolazione dei comuni dal punto di vista amministrativo, dicendo che ATA e non ATA è una distinzione amministrativa, non sempre coglie la complessità del reale. Allo stesso modo, se vedete nella parte bassa della tabella, sono i comuni ADA. I comuni ADA sono distinti dai non ADA. ADA vuol dire alta densità abitativa, in realtà è una definizione non corretta dal punto di vista statistico, perché la densità è una cosa e lì invece è una soglia, sono i comuni sopra i 10.000 e sotto i 10.000. Vedete che 58 dei comuni sopra l'alta, che noi abbiamo alta tensione sono sopra i 10.000, ma ce ne sono 24 che non sono pochi in relazione, che come dire, presentano condizioni complesse anche se hanno una dimensione demografica inferiore. Se passiamo alle tabelle, e le scorro molto velocemente perché penso che il tempo a mia disposizione, chiedo anche a Marcello di darmi un segnale in questo senso, vedete che comunque possiamo utilizzare questi criteri delle tensioni abitative maggiore, intermedia e inferiore anche per leggere altri dati, come ad esempio il parco degli alloggi gestiti dalle ACER. E vediamo che effettivamente la gran parte rientrano nei comuni a maggior densità abitativa, ma vedete che la restante parte sostanzialmente si ripartisce in situazioni intermedio, medio-alta e alte, complessivamente quasi equivalenti, in una situazione che invece ha una tensione abitativa molto più contenuta. Questa tabella ci dà anche un riscontro sulla concentrazione, ad esempio, degli alloggi che sono non occupati. Non occupati non vuol dire che non sono stati assegnati per incapacità, spesso sono alloggi per l'appunto interessati da quei processi di manutenzione di cui ricordavo, di cui parlava prima la vicepresidente. Questa indagine può portare a ulteriori elementi di interesse. Uno in particolare lo segnalo qua, se guardate nella parte riferita ai comuni non ATA, vedete che i comuni con maggior tensione abitativa o con tensione abitativa medio-alta, e sono le prime due righe che vedete qua, sono 126 comuni e accorpano ben 5.800 nuclei che hanno fatto domanda per le graduatorie ERP. Questo per dire che a volte ci si concentra moltissimo sulle domande in graduatoria ERP dei capoluoghi perché rappresentano sicuramente un forte elemento di concentrazione, e sì, nella parte alta dei comuni ATA questo è del tutto evidente. Ma che fenomeni importanti di domanda li registriamo anche in altri punti del territorio. Ora non vorrei soffermarmi sulle tabelle perché non possiamo andare avanti, ma mentre mi preme molto fare un ragionamento su un comune che abbiamo selezionato perché è un comune non ATA e non ADA. Non perché ci preme particolarmente la situazione comune, ma perché
guardare un caso specifico di un comune può aiutare a capire meglio qual è la situazione e quali valori hanno gli indicatori di questa realtà. Si tratta di un comune piuttosto piccolo della provincia di Modena, dal punto di vista territoriale, come vedete indicato, anche un comune che è stato colpito dal territorio e che ha effettivamente sia un patrimonio ERP che domande ovviamente riferite alle graduatorie e per il quale è stato possibile fare anche dei ragionamenti attorno ai redditi ISEE presentati dai nuclei. Qua avete un confronto per diversi indicatori dalla situazione di questo comune con la situazione della mediana dell'Emilia Romagna e mediana della provincia di Modena, naturalmente escluso il comune di Bastiglia. Come vedete, le collocazioni ci danno delle indicazioni sovente più elevate che alla media provinciale. E questo spiegano perché questo comune, per molti indicatori, si presenta in una situazione della graduatoria più elevata, cioè indicatrice di un livello di tensione rispetto ad altri. Questi sono altri indicatori e anche riferimento al tema del reddito familiare, vediamo delle situazioni che sono, differenziano questo comune perché questo comune ha dei redditi di carattere medio-alto e quindi di minor tensione. Ma se andiamo a vedere complessivamente non solo il rango totale, che è l'ultima riga, ma anche i quattro ranghi specifici, cogliete immediatamente un elemento importante. Questo è un comune che ha un rango molto alto, quindi un elemento di tensione importante. Non è alimentato da tutte le quattro batterie di indicatori, è alimentato dal tema delle famiglie e della popolazione, perché ha avuto un'elevata crescita, è alimentato dal rango dell'offerta abitativa, perché evidentemente l'offerta abitativa non è cresciuta con la stessa velocità. È alimentata da un rango di mercato immobiliare che è piuttosto elevato perché risente probabilmente anche al fatto di essere cintura di Modena, mentre ha un rango molto basso nel rango reddito perché evidentemente i redditi sono mediamente buoni, il che però partorisce quel risultato finale. Qua sono riepilogate alcuni altri aspetti e alcune altre informazioni che in questo momento lascio. E vado invece abbastanza velocemente alla conclusione per dire che questo tipo di indagini è un tipo di indagine che ha corrisposto all'analisi comunale, ma non abbiamo dimenticato le altre. Abbiamo fatto, grazie alla collaborazione con Andrea Scassi, Daniele Saverino e tanti altri della regione, un lavoro approfondito su tutti gli alloggi ERP, con i dati che sono prevalentemente arrivati dalle aziende Case Emilia Romagna, e anche queste vanno ringraziate in tutte le persone che hanno collaborato, e che ci restituiscono delle situazioni che anche mediamente, vedete, sono abbastanza diversificate. Che il 2,5% di quota ERP sullo stock abitativo totale, che ha ad esempio la provincia di Ferrara, è estremamente diverso dallo 0,6% che ha la provincia di Piacenza. Poi il livello dei singoli comuni, questa è una cosa che va ulteriormente esaminata, però la disponibilità che si ha per far fronte al problema è abbastanza diversificata. Questo a fronte di una serie di famiglie che sono nelle graduatorie ERP, famiglie che vedete riportate nel diagramma qua sotto, che ci danno anche l'evidenza di come l'assorbimento, la capacità di trovare una disponibilità a queste persone, la seconda colonna ci dice che non sarà facile dare un'offerta significativa, una risposta significativa a questo bisogno di natura sociale. Concludo sul bando affitti farvi vedere anche la classificazione delle domande che sono pervenute nel 2015 per quello che riguarda anche la scansione dei redditi ISEE. Perché vediamo il 2015? Perché purtroppo il 2019 non è ancora perfettamente chiuso e non abbiamo tutti i dati. Ma avere il 2019, poterlo confrontare col 2015, vedere quanti soggetti hanno ricevuto beneficio, diventa importante per costruire una serie storica con la quale muoversi in futuro. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
lascio su questa slide che verrà ripresa dal collega Gianluigi Caro, ed è evidente di come non tutti i nuclei che hanno presentato dichiarazioni sulle quali abbiamo lavorato sono in locazione, in locazione trovano diverse risposte. Questa fine analisi di attività che possono essere svolte a supporto dei più bisognosi è un elemento davvero importante sul quale riflettere. Grazie a tutti per l'attenzione.